Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video. Adesso vi faccio ridere e vi dico che molto intelligentemente avevo già deciso quale tag fare. Ma secondo voi ho aperto il tag? Ho aperto le domande? Ma no! Bravo Riccardo, ovviamente. Quindi facciamo che metto un taglio e poi iniziamo a fare veramente il tag. Giuro. Questo tag l'avevo già fatto eoni addietro e probabilmente anche voi lo vedrete dopo eoni, perché io mi ero riproposto di fare un video a settimana e riprovolvere la settimana dopo, ma ovviamente poi mi sento ispirato, faccio 3 o 4 video ed ecco qui che mi sono smentito. Detto questo, è un tag in cui mi aveva taggato il mondo di Crafty Mari. Un sacco di tempo fa, lei lo sa, già mi sono scusato, ho detto guarda, devo rigirarlo perché veramente non si sentiva, l'avevo fatto addirittura con la vecchia fotocamera, quindi immaginate quanto sia passato. Si tratta del tag, il mio YouTube, ideato da una mamma tuttofare, vi lascerò ovviamente come sempre tutti i riferimenti in info box, dove potrete trovare anche il mio nuovo Instagram, in quanto il precedente è stato hackerato, e il mio canale ASMR. Vi avverto che sarà lungo, quindi se non vi piacciono i video lunghi non mi criticate, sotto commenti chiudete il video. Prima domanda, perché hai aperto un canale YouTube? Ho aperto un canale YouTube per mettere insieme alcune cose che mi caratterizzano, ossia passione per la grafica, quindi come vedrete, come avrete già visto, mi occupo io di tutte le miniature. Passione per il montaggio video, anche se personalmente ammiro chi riesce a usare Sony Vegas perché non fa per me. E bisogno di mettermi in gioco, fare qualcosa e conoscere persone nuove, magari nello stesso tempo. YouTube mi ha permesso tutto questo. Quali contenuti proponi? Dunque, io sto pensando a un rinnovamento nel canale. Non so quanto avrete visto alla visione di questo video. Generalmente il mio era un canale che proponeva molti tag, semplicemente perché vengo taggato, infatti piano piano li sto smaltendo. Voglio però dare un po' un'impronta un po' diversa al canale, e già l'ho fatto per esempio pubblicando il video delle esperienze paranormali, prima di bambini, poi le vostre, arriveranno anche le mie. E questo è un esempio. Poi quando trovo qualche applicazione carina ve la vorrò presentare. Ogni 4-5 mesi porto il gameplay di The Sims perché non vi piace, ma a me sì, quindi attaccatevi. Impegno sociale quando possibile, video richieste, quindi se volete potete farmele qui sotto anche le video richieste. E penso basta, non mi viene in mente niente. Qual è la frequenza dei tuoi video? Generalmente un video a settimana, perlomeno su questo canale, su quell'ASMR. C'è una collaborazione in atto adesso che siamo alla fine di marzo, ci sto mettendo un po' di più. Non ho idea di quando lo vedrete, ve lo ripeto. Quali sono le tue passioni su YouTube? Su YouTube? Inglese? Dove sei? Non ho capito se questa domanda intendesse i video che mi piace vedere. Rispondiamo con i video che mi piace vedere. ASMR, What I Eat in a Day, Vlog, però ben strutturati, nel senso non è che mangiate, mi devo vedere tutte le cucchiaiate, cioè fai vedere la colazione e ciao. Bisogna anche saperli fare i vlog, io credo. Per esempio, io dei miei non sono mai soddisfatto dei pochi vlog che porto. E poi cos'altro mi piace? I tag quelli belli, non tutti i tag, quelli belli sì, però. Le story time, esperienze particolari, tipo guardo sempre le esperienze di bullismo. Esperienza all'estero,
chiacchiericci dove si parla di se stessi. Mi piacciono queste cose, mi piace farmi amorevolmente i cavoli degli altri quando gli altri hanno voglia di dirmi i propri cavoli. Ecco. Hai fatto barra faresti collaborazioni? Sì, ho fatto tante collaborazioni, devo tantissimo alle collaborazioni. Tutte, nessuna esclusa. Ho collaborato con la zia Glo, che è stata la prima collaborazione della mia vita da YouTuber. Ciao Glo. Ho collaborato con Gerulli Alice Amore, che poi ho conosciuto anche di persona. Ho collaborato con Grizzly, ho collaborato con Altro Quando. Ho collaborato con tantissimi, veramente non riesco a ricordarmi tutti, abbiate pazienza. E ne farei delle altre, quindi proponetevi, non temete, non ho mai mangiato persone, quindi proponetevi. Quali sono i tuoi barra le tue YouTubers preferite e perché? Allora, dopo ci sono altre domande dove nominerò altri e altri YouTubers, quindi non vi offendete. Allora, ho un legame YouTubico particolare con Gerulli Alice Amore perché è stata la prima persona a cui io mi sia mai iscritto. Quindi questo è un legame YouTubico particolare che poi è culminato anche di persona nel 2016. Poi mi piace come YouTuber proprio preferito, anzi come YouTuber preferiti Grizzly e Altro Quando, perché portano due cose che non portano nessuno. Che non portano nessuno, certo. Due cose che non porta nessuno tra quelli che seguo, o meglio, magari altre persone le portano, però in modalità diverse. Io di solito non seguo tanti fumetti, uno dei pochi canali di fumetti che seguo, appunto, Altro Quando. Ho scoperto Grizzly con la rubrica Vita da Tecnico, che so che al momento è in fase di rilavorazione, non vedo l'ora di rivederla. E poi di canali miei preferiti chi c'è? Vediamo. Con quale YouTuber andresti a prendere un caffè? Allora, tantissimi. Clara e Mirella di ricette risate in pochi minuti. Alejandro del canale Ora de Comer Time to Eat, che le dia un beso muy grande. Kenny Graphic Art, semplicemente Andrea, assolutamente, perché ormai mi sopporta anche abbastanza, quindi un caffè minimo sindacale. Sontina F e Tino, assolutamente. Crafty Mari e oddio, il nome. Crafty Mari e Fabrizio. Mari. È così che si chiama tuo marito? Non mi ricordo. Oddio, che figura di M. Matrix, che anche se ho scoperto da poco è simpaticissima, frizzantina, mi fa morire. Oddio, oddio, con chi potrei prendere un caffè? Luca non esiste? Assolutamente sì. Luca non esiste anche. Samantha Chicchililli e Work is Made, che sono anche, oltre ad essere due YouTuber in maniera distinta, una coppia nella vita. Ultimo, ma non per importanza, poi forse è il caso di pubblicare finalmente questo video, altrimenti lo vedete all'infinito. Prenderei volentieri un caffè con Mario del canale Neopadri, a cui mando un abbraccio enorme. E ragazzi, io spero di non aver dimenticato nessuno, offeso nessuno, eccetera, eccetera, perché ricordarvi tutti è veramente difficile, difficile, difficile. Anche i tag sto vedendo che li devo rifare perché c'è già una persona dalla quale sono iscritto e non voglio assolutamente più taggare, c'è un'altra persona sola rimasta. Quale invece ci si sembra, tra virgolette, la più snob e lontana da te? Non c'è un più snob e lontano da me, preciso e specifico. Però, per esempio,
mi fa piacere notare che alcune grandi YouTubers sono uscite definitivamente dalla lista delle lontane da me perché hanno iniziato a calcolare un po' di più i commenti. E quelle non le nominerò perché comunque, cioè, poi. In generale ritengo snob chi non mette manco un cuoricino ai commenti. Perché tu puoi non avere tempo di rispondere, no? Però se uno mette un cuoricino, ma manco tutte le volte, perlomeno quando riesci, anche perché sono youtuber che hanno una vita come tutti, quindi non è che io pretendo di essere calcolato tutte le volte. Però ecco, un cuoricino ogni tanto ci sta. Ho apprezzato per esempio una delle youtuber con una vita abbastanza piena, visto che ha da poco adottato una bimba, che è l'angolo del focolare Valentina, che pur non conoscendomi, pur avendo una vita molto piena, perché la bimba ancora non va all'asilo, cioè andrà a settembre, ha visto un mio commento e ci ha messo un cuoricino. Quindi complimenti a Valentina, cioè ce n'hai 1000, hai 43.000 iscritti, eppure hai visto il mio commento e ci hai messo un cuoricino. Hai imparato qualcosa da YouTube? Sì, assolutamente sì. Ho imparato che come lavoro, purtroppo, in Italia si va avanti a fortuna, persone che ti vogliono tanto bene e ti aiutano, come nel mio caso, e mi dispiace dirlo, manca una percentuale di raccomandazione. Mi spiace dirlo, ma è proprio proprio così. Il tuo più grande desiderio youtubiano, spara grosso. Beh, sparando grosso, visto che ho controllato, sono andato nella sezione monetizzazione a vedere come funziona, se bisogna aspettare le 4.000 ore per richiederlo. Allora, facciamo che ne faccio due di desideri youtubiani, uno medio e uno proprio. Quello medio sarebbe di iniziare a rientrare nelle 4.000 ore e quindi avere la monetizzazione riattivata. Al momento ho visto che ne ho tipo 610-620, quindi figuratevi. Mi è stato detto di sparare grosso e quindi io sparo grosso e a 100.000 iscritti mi metto l'anima in pace, sono contento, continuo a fare YouTube e da quel punto in poi non mi interesserebbe di aumentare più di tanto. I tag, sì, i tag, buonanotte, le domande sono finite, io cercherò di non farlo venire troppo lungo perché mi ricordo fra l'altro che l'altro video era venuto lunghissimo e ciò non è un bene. Avevo già taggato Danielita92, cioè segnato Danielita92 come persona da taggare, quindi la ritaggo nuovamente in questo video che spero venga pubblicato, che non succede niente all'audio, e poi guardo un attimo i tag, voi vedrete un tagliettino, si ritag gli iscritti e vediamo chi taggare. Facciamo così, dal momento che purtroppo non riesco a vedere le iscrizioni e dal momento che durante la registrazione di questo video ho fatto una promessa a una persona che spero lo guardi, se no provo a taggarti su Instagram, vorrei che questo video venisse fatto da questo video tag, la parola tag tutti avranno già capito, venisse fatto da Duca Fompi. Siccome ho già nominato parecchi youtuber, in questo video non ci sarà un ulteriore sponsor, quindi vi invito a visitare tutti gli youtuber che ho nominato dal primo all'ultimo, stando attenti perché ho cercato di nominarli il più lentamente possibile. Vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per non perdere i prossimi video, di seguirmi su tutti i social e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!